Colpo di scena in coda alle elezioni. Giulio Sottanelli, rosetano, deputato uscente e coordinatore regionale di Azione in Abruzzo, riacciuffa in extremis il seggio alla Camera. Stefania Di Padova, del PD, dopo aver assaporato per meno di 24 ore il gusto dell'elezione in Parlamento, resta fuori. Un'altalena mozzafiato che ha suscitato emozioni intense e contrastanti e che rappresenta uno degli effetti perversi del cosiddetto flipper, il complicatissimo sistema nazionale di redistribuzione dei resti previsto dalla legge elettorale nell'ambito del plurinominale. È la trama perfetta per un thriller. Lunedì sera, fin quasi all'ora di cena, Sottanelli era dato per sicuro eletto, tanto è vero che aveva dato il via ai festeggiamenti con tanto di brindisi insieme al suo staff. Pochi minuti dopo, però, è arrivata la doccia gelata. Dentro Di Padova, assessore comunale a Teramo in quota PD, fuori Sottanelli, con il risultato che i festeggiamenti si sono spostati dalla costa ai piedi del Gran Sasso. Di Padova, tuttavia, è stata parlamentare per poco più di una notte. Le contestazioni del leader regionale di Azione, che lunedì sera aveva inviato una PEC al Ministero dell'Interno sostenendo che i calcoli erano errati, sono infatti andate a segno e ieri pomeriggio, sul sito del Ministero, il seggio è stato riassegnato a Sottanelli. Questa volta, però, il politico rosetano ci va con i piedi di piombo e sceglie la linea della prudenza. Sottanelli, infatti, ha fatto sapere attraverso il suo staff che non rilascerà dichiarazioni fino alla prossima settimana, quando ci sarà la proclamazione ufficiale degli eletti.